Salve a tutti ragazzi, sono di nuovo io, il vostro Raccoon, il Procione, in questo secondo episodio sul mio walkthrough di Pokémon Reborn, iniziato poco tempo fa grazie al sondaggio che vi ho fatto fare. Procione stronzo che sono. Allora, senza pensare alle mie furberie, vi anticipo fino ad ora che, come riuscite a sentire, sono riuscito finalmente a risolvere quel piccolo problemino che avevo avuto la volta scorsa, ovvero il mio programma che usavo mi aveva registrato solo l'audio, cioè soltanto il video ma non l'audio, o meglio non l'audio del gioco, però con un altro programma mi ero registrato la voce, diciamo, ma non per un errore del programma, perché proprio era un limite del programma che tutto insieme non riusciva a fare, perché sì, è un programma di merda, lo ammetto, e comunque sia. In genere avevo detto, no, che vi usavo Bandicam. Allora intanto facciamo un punto della situazione. L'ultima volta eravamo andati a sfidare quella con com'è che si chiamava? Quel Pokémon gatto Maremma, Glomiao. Mi pare Glomiao. E ci aveva fatto un culo così, perché noi in squadra ci abbiamo un povero Piplup. Perché, come sapete, noi stiamo puntando alla squadra di tipo acciaio fin dall'inizio. E Piplup è l'unico che, diventando Empoleon, è l'unico degli starter fino ad ora che può diventare di tipo acciaio. Quindi, tu sei quella con Glomiao, ora ti facciamo il culo. Mentre io spiego... Canzone, prego. Canzone, prego! Mamma mia, l'avete sentito anche voi che canzoni ci sono in questo gioco, ragazzi. Che cazzo, sono troppo fogato. Allora, mentre gli facciamo il culo, perché il nostro Piplup ha appena imparato bolla, sperando che gli fa... Eccoci, vaffanculo. Oh, stavolta le pozioni ce l'ho, non mi rompe i coglioni, vabbè, ovvio. La pioggia continua a cadere, bene, vuol dire che bolla fa più danni. Vabbè. Ma allora sei stronzo, eh. Dunque, pozione, si comincia. Sto Glomiao è stronzo, ragazzi, ormai si sa, è così. Comunque, vi stavo dicendo, in genere io usavo Bandicam per registrare, però per qualche strano motivo non mi rilevava la finestra di Pokémon Reborn come gioco. Finalmente, dopo svariate ricerche su internet, sono riuscito a capire come cacchio fargli selezionare manualmente la scheda, la scheda di gioco, insomma, da cui registrare a Bandicam. Ed essendo un programma veramente bello, perché registra in HD, audio e video perfettamente, e fa anche file leggeri, io, ragazzi, ora che so come selezionare questa scheda, io non lo lascio più questo programma, ve lo dico. Allora, con te le mosse acqua non funzionano perché sei un bastardo, questo ci riduce la difesa. Glomiao in genere ha un attacco alto e prima non ci faceva un granché, quindi un solo fulmi sguardo non penso che riuscirai a shottarci con un colpo, tu vecchia scimmietta. Però con due possiamo già cominciare a parlarne, quindi direi che è giunto il momento di usare una seconda pozione. Come vedete, ragazzi, io ho il Piplup a livello 8, lei ha mandato soltanto due Pokémon a livello 5, però mi stanno mettendo in seria difficoltà. Sì, ti avevo anche sopravvalutato, Pampur, scusami, non lo rifarò più, fidati, non ne esci vivo da questa lotta. Fidati del Procione, non ne esci vivo. Ah, a proposito, ragazzi, volevo proporvi una piccola cosa. Siccome tutta la squadra acciaio all'inizio è impossibile farsela, perché chiaramente non si trovano tutti quei Pokémon, sapendo che, vabbè, intanto andiamo a curarci Piplup, sapendo che comunque esiste un Pokémon di tipo Procione, anche se fa schifo, che è Zigzagoon, volevo chiedervi perché non ce lo mettiamo in squadra e lo alleniamo, che combattiamo con un Pokémon Procione, dai, solo per voi lo soprannomino Raccoon, pure lui, dai, sarebbe una cosa fantastica, dai. Allora, io in questo episodio non lo faccio, lascio a voi la scelta nei commenti, perché è qualcosa di epico, veramente qualcosa di... Allora, tu, se non sbaglio, facevi tipo da guardia, esatto. Che, se vogliamo passare... Musica, prego. Ragazzi, questo è DJ Amethyst. Mamma mia, Patrat.
Cosa ci fai con quella mascherina da procione? Dalla subito a Zigzag, un brutto ladro che non sei altro. Brutta copia sputata di un Linun. Muori. Fai pure schifo. Scusate se ho un po' di voce. Oh! Lui ha la mascherina vera! Sì! Ti prego dammelo, ti do piplup, ma te dammi Zigzagoon, perché in questo gioco è rarissimo sto cazzo di Pokémon, non lo trovi. Vabbè, siccome sono già tipo più di 5 minuti che stiamo registrando, ragazzi, abbiamo fatto fuori soltanto due allenatori, vi propongo una cosa. Magari gli allenatori li faccio fuori da solo, io così, in un secondo momento, mentre non registro, perché altrimenti noi qua, con i vari walkthrough, la storia non la continueremo mai. Cioè, non so se vi rendete conto dalle cose che vi ho raccontato le altre volte di quanto sia lungo questo gioco e complicato. Quindi direi di andare subito al sodo del gioco, va bene? Allora, innanzitutto so per certo che bisogna andare da questa parte. Di qua. Pam! Allora, questo dovrebbe essere un allenatore, credo? Sì, ecco, perfetto. Vi avevo appena detto tutto il contrario, però vabbè. Vedete com'è figo lui? Cioè, ragazzi, Casanova Derin, con Pochiena. Come fa una ragazza a farsi attrarre da un allenatore che usa Pochiena? Come fai? Cioè, devi essere veramente alla merda, figliola mia. Devi essere veramente alla merda. Cioè, io ho finito un casino di giochi con la squadra al 100 e la fidanzata sul gioco non l'ho trovata. Questo pensa di trovarlo con un Pochiena al 7. Vai, contaci, contaci. Bello crederci, figliuolo. Bellissimo la pagina di Facebook. Perché posti boiate, figliuolo? Allora, Raccoon got 175. Ah, addirittura alcuni di voi mi hanno chiesto di tradurre tutti i dialoghi che faccio. Perché evidentemente l'inglese è di difficile comprendonio, pour vous, eh? E io, ragazzi, vi ripeto quello che vi ho detto l'altra volta. Non c'è bisogno. No, di nuovo Purloin. No, dai. Ah, perché i gatti? Perché i gatti? Buttami anche un Persian che è overpowered. Dai, buttamelo tanto. Ormai siamo qui. Dai, stiamo sclerando. Dai, forza, gatto, dove sei? Picci, vieni qua. Dai, tanto ci manchi soltanto te qui. Che troia. Allora, spero vi stiate divertendo, ragazzi, perché io ne ho veramente le palle piene di questi gatti. Sì, ho dei seri problemi medici, clinici, fisiologici, è vero. Se ho i ca e che cazzo, il cestino. Ecco, questo è il problema di fare i walkthrough in live. Può succedere di tutto e non puoi tagliare. Che cazzo. Allora. Questo è il centro Pokémon vero e proprio, il primo che incontrerete, quindi tanto vale farci un salto. Comunque, come vi stavo dicendo prima, io non tradurrò tutti i dialoghi per intero, vi tradurrò quelli interessanti, o meglio, quelli che fanno parte dei dialoghi della storia. Perché se io mi devo mettere, ragazzi, a tradurvi tutti i dialoghi singolarmente, capitemi bene che è qualcosa di folle. Comunque, tu cosa volevi? Oh no, allora, a questo qua ragazzi dovete dargli 50 dollari tutte le volte che ve lo chiede, ok? Fino all'infinito, finché lui non smette di chiedervelo. E non so quante volte ve lo chiede perché io una volta sola l'ho fatto, tipo ci ho passato 5 minuti interi a furia di dargli 50, 50, 50. Però alla fine, quando non vi chiederà più niente, dirà: ah, sono stanco, vado a dormire, lascerà libero il passaggio e praticamente nella casettina che c'è dietro a lui, dove c'è una porta, voi entrate e trovate un Ralts. Comunque, è l'unico modo per avere un Ralts, quindi quando avremo abbastanza soldi, fanculo l'allenatore, andremo anche noi a prendere Ralts. Riecco DJ Amethyst. Cos'è? Cos'è? Mamma mia, quel pene verde di merda! Spero che crescita sia l'unica mossa che tu abbia, così non rompi le balle. Bene, schiatta. E fammi passare all'11, tanto che ci sei. E invece no! No! Ah, invece sì. Grazie, grazie.
Watersport non serve a un cazzo. Un altro procione. Mamma mia. Babbo. Ah ragazzi, per tutti coloro che seguono questa serie, vi devo dare un annuncio straordinario, ovvero tra pochissimo tempo, e questo lo trovate scritto anche nel forum, veramente pochissimo tempo, forse sarà una settimana, massimo due, non di più, uscirà il nuovo episodio, ovvero il capitolo 10, quello che sto aspettando da praticamente agosto. Non ce la faccio più, io voglio questo episodio a tutti i costi. E... sei battibile tu? Sì, sei battibile. Comunque, finora l'unica sconfitta che abbiamo subito è quella dello scorso episodio, il che è molto rassicurante. Però io, ragazzi, sto continuando a farvi vedere la città, che è molto grossa, continuare a battere gente, però in fin dei conti non vi sto aiutando a fare nulla nella storia. Ma questo perché? Perché, ripensandoci, continuare la storia con un Pokémon solo in squadra è abbastanza rischioso, quindi se proprio bisogna averne uno, sarà il caso che sia molto forte, quindi di livello abbastanza alto. Ora, io non mi ricordo esattamente a che livello si evolvevano i Pokémon acqua, però, se non sbaglio, erano tra i primi, credo siano quelli verso il livello 12 ad evolversi, poi quelli erba a livello 14 e quelli fuoco a livello 16 dovrebbero essere, non di più. E poi giustamente la seconda evoluzione fai questi tre livelli più 20. Vabbè, ma c'ha pure avvelenato sta merda. Ma noi ce l'abbiamo l'antidoto, no? Ce ne avevamo tre, cazzo, usiamoli. Sempre che questo non decida di farci un brutto colpo, in quel caso sarebbe la seconda sconfitta che subiamo. Però Piplup, tu non... L'ho appena curato, porca troia! Guarda, sei stronzo, eh. Toh, beccatene un altro. Che me lo fa un'altra volta? No, oh via. Però siamo quasi morti. Vabbè, toccherò usare pure la pozione. Ora, sta a vedere, uso la pozione e lui mi riavvelena un'altra volta. Quanto ci volete scommettere, ragazzi? Dai, scommesse aperte. Maremma troia, ho perdo anche le scommesse. Piplup, mi fai un favore, veramente? Toglimelo da sotto gli occhi, questo stronzo. Eh sì, vabbè, fai rafforzatore all'infinito, così ti ci ammazziamo, dai. Vabbè, però se fallisci pure sotto la pioggia, Piplup, sei veramente una merda, ma fattelo dire, fai schifo. Cioè, cazzo, sei nel tuo elemento e fallisci, mentre Grimer non sbaglia un colpo. Cioè, l'elemento di Grimer dovrebbe essere una discarica. Eccoci, ci diminuisce, ma vaffanculo, pure la precisione diminuisce. Piplup, dai, su, becca quest'altro, non mi fallire. Tanto col culo che ho fallisce. No, oh, grande. Sì. Vediamo se avevo ricordato bene o se la mia mente facilecca. La mia mente facilecca, perfetto. Ora, questo qua vi dirà, seguitemi, in realtà questi nascondigli sono dei veri nascondigli, cioè si chiamano nascondigli, in cui ci saranno appunto degli allenatori così, a cazzo, che potrete sfidare. E l'unica differenza è che a volte ci potrete trovare anche dei Pokémon in degli eventi particolari. Comunque, vi ho già detto che per i Pokémon da trovare farò degli episodi speciali a parte. Punk Messi. Sì, quella... puzzola troppo viola. Fagli bolla, va. Eccolo lì, Poison Gas. E io che mi preoccupavo del Team Meteora l'altra volta. Mi devo ricomprare una scorta di antidoti da qui a 30 anni. Sì, un critico, mamma mia, Piplup. È lui, Piplup. Trubbish. Tutti veleno, mi raccomando, eh. Non abbiate a scomodarvi a catturarne altri di Pokémon, perché guai. Fate troppo schifo per sapere allenare altri Pokémon voi. Troppo schifo. E non ho paura di dirlo. Speriamo di ammazzarlo, speriamo di... Oh! 86? Cazzo d'un pelo! Ok, 1, 2, 3... E ora dovrebbe sopravvivere. Sì! Piplup survived! L'unico problema è che c'ha un PIV solo, o un PS solo, e quindi toccherà correre ai ripari.
Dopodiché, ragazzi, vi prometto, siccome mancano 5 minuti, voglio fare ogni episodio da tipo una ventina di minuti. Finito di curare Piplup, continuiamo con la storia. Right? Bene. Allora, nel frattempo facciamo una cosa, salviamo. Oh, già mezz'ora di gioco e non abbiamo risolto un emerito cazzo. Grandissimo. Questo è il modo migliore per perdere tempo, ragazzi. Tirin! Oh no, dai, ti prego. Vai a cacare, vai. Di nuovo Trubbish. Vabbè, intanto Piplup ce lo facciamo salire al 13. Poco male. Ragazzi, be guarda, beati voi che potete saltare questa lotta. Beati voi, perché io in questo momento non posso saltarla, perché non ho la barra del tempo di YouTube davanti. Mi tocca assorbirmela tutta, quindi vi do un consiglio. Saltate questa lotta e andate subito al dopo. Maiala, che palle sto Trubbish. Nel frattempo ringrazio tutti coloro che non hanno saltato questa lotta perché stanno soffrendo insieme a me, perché sono dei veterani, loro sono veramente dei procioni. Evolviti, cazzo culo, ti metto in un paiolo e ti cucino. Giustamente avvelenato anche stavolta perché sai. Piplup che non si avvelena, boh! Quali scempi. Super magari. Va lento pure a correre questo. Comunque, bisognava arrivare qui, però non mi ricordo perché questa cazzo di porta è chiusa. Forse bisognava tornare alla ferrovia, sparo cazzate. Evidentemente sparo cazzate. Io ve l'ho detto, ragazzi, al primo episodio ve l'ho detto, la storia non me la ricordo esattamente molto bene, quindi se ci sono, se faccio dei fail, è normale, ragazzi, è completamente normale, fidatevi di me, è normale. Altrimenti, ah no, aspetta, aspetta solo un secondo. Forse I understood. Bisognava andare alla palestra. The door seems to be locked. A note is stuck to the. Praticamente dice, ragazzi, la porta è chiusa. Fern and I will proceed to the target headquarters. Objective confirmed. To rise within factory. Investigating west peridot factory first. Join immediate. Praticamente, ragazzi, bisogna tornare dove sono andato prima, cioè a quella fattoria abbandonata. Solo che prima non c'erano perché non avevo letto il cartello, probabilmente. Quindi probabilmente ci sta che ora tornandoci qualcuno non c'è lo stesso. Magari non è questa. E vabbè, ma che cazzo, ma c'hai degli occhi di lince, io manco t'ho visto il berretto. Oh, praticamente questo, ragazzi, è un episodio sprecato, completamente sprecato. Vediamo se riusciamo a far evolvere almeno Piplup, dai. Cioè, qualcosa. Non posso aver sconfitto soltanto allenatori. Su. Guarda lì, ormai li sciotto. Li sciotto. No, niente. Cioè, giusto. La gente vuole farsi del male. E allora viene da me. Ecco. E te pareva. Finito, ora di dirlo. Ah. Oh. Cricketot, oh mamma mia. Siamo caduti in basso, ragazzi. Molto in basso. Sì, però dai, dai, che intanto che sta accumula energia. Dai, dai, e non sto accumulando talmente tanta che tra un po' scorreggio. Dai. No, Bidoof, no, guarda, preferisco un altro Cricketot. Ma Bidoof, no. No, non lo accetto. Non puoi farmi questo. Rain continues to fall. Ho capito, ma vabbè, riduci l'attacco. Io tanto vado di attacco speciale. Che cazzo me ne frega a me? Muori. Uno dice, adesso passi di livello. Ma che, Bidoof? Ah no, ti dà più punti di quell'altro? Maiala. Bidoof Powa. Non era questa factory, vero? Eccolo lì, l'imboscato!
E ci sono anche i camper su Pokémon Reborn. No, dai, non è possibile, da un intero episodio, un intero episodio. Allora, facciamo così, ragazzi. Registro subito ora un altro episodio, così ve lo posso caricare presto, prima, dopo quest'altro. E prometto che in quell'altro vado avanti con la storia. Questo ormai i 20 minuti l'abbiamo raggiunti, mi spiace. Vediamo se con questo Pokémon al 10 si fa fuori, si riesce a far evolvere Piplup, ma non lo so. Comunque, ragazzi, vi anticipo già che tra poco, tipo da lunedì in poi, è probabile che comincerò a fare dei video su Assassin's Creed Black Flag, che mi dovrebbe arrivare. Nonché mi arriverà anche dal 5 in poi, non so esattamente che giorno, comunque mi arriva sicuramente, Call of Duty Ghosts. Poi dal 2014 si comincerà anche con Watch Dogs e Titanfall. Dai, dai, evolvi, maremma troia, cazzo in culo. Oh, eccolo, ok ragazzi, allora sappiamo che la fattoria è questa, non quell'altra, scusatemi. Nel frattempo si salva e vi prometto che ora mi metto subito a registrare un altro episodio, continuando esattamente da questo punto, e ve lo caricherò non so quando, ma sicuramente poco dopo che avrò caricato questo video qua. Quindi ragazzi, niente, scusate per questo episodio completamente inutile, mi sono divertito comunque, spero anche voi, e ci vediamo a un prossimo episodio del walkthrough su Pokémon Reborn. Maiala, che vocione. Ciao a tutti, see you later.